costruire una barca o costruire un violino o un violoncello è abbastanza la stessa cosa. Che anche la barca è un ventre, un orecchio forse, in cui risuona tutto il mondo circostante. E lì la forza antica del mare veniva fuori fino all'Odissea. Fantasia del mare, il desiderio di partire. Esistono pochi posti che hanno un rapporto così diretto col mare. La Bora è un elemento identitario perché il resto d'Italia non ce l'ha. Una barca è un oggetto profondamente pagano, i piroscafi, le fantasie marittime, tutto questo mondo è l'unico tema sul quale le diverse anime di Trieste si ritrovano. È qualcosa che gli antichi portavano dentro i templi per benedirle e le ceneri della barca bruciata diventano la garanzia di vita per la barca successiva. La barca nuova si porta dietro le ceneri della barca vecchia. Questo è magnifico. Barcolana è un gigantesco evento collettivo in cui la città si riconosce. La barca riconosce subito gli uomini che non fingono. Sei, non ci fai. Ha una dimensione assolutamente concreta. La barca è un oggetto che anche ti può guarire, perché il mare non ha confini, il mare non ha cortine di ferro, il mare non ha reticolati, ha questa capacità di mobilitare la parte sana di noi. E non è la performance che conta, ma la capacità di raccontare questo mondo così diverso.